Buonasera a tutti ragazzi, anche quest'anno ci ritroviamo per i sorteggi Champions che diversamente dagli anni scorsi faremo online o comunque utilizzeremo un sito che accoppierà in maniera random le squadre ai singoli gironi. E adesso vi spiego come. Intanto vi voglio leggere il regolamento che trovate comunque sia nella homepage della Lega che nella sezione file del gruppo di Facebook. E come potete ben leggere, alla Coppa partecipano tutte e 10 le squadre che verranno, come vi dicevo, divise in due gironi da 5 squadre ciascuno e ogni giornata una di queste squadre riposa. Ci sarà un girone d'andata e ritorno. In caso di parità a termine dei gironi varrà la classifica globale punti come nel campionato. E a termine di questo mini campionato, le prime due andranno direttamente al tabellone di Coppa Playoff finale, mentre le restanti 8 si sfideranno in un tabellone preliminare, le cui due finaliste andranno a sfidare nel tabellone principale le prime due classificate dei gironi. E da lì poi uscirà la vincente della Coppa. Allora, ragazzi, qua praticamente vi cercherò di spiegare come funziona il sorteggio. Intanto qui in basso, non so se potete notare, ci sono dei bussolotti che sono numerati da 1 a 10 e all'interno di ogni singolo bussolotto verranno inseriti questi fogliettini che sono praticamente i gironi. 5 squadre per il girone 1 e 5 squadre per il girone 2. Io non farò altro che prima accoppiare questi fogliettini ai bussolotti e successivamente accoppiare le squadre ai singoli bussolotti. Quindi, come avverrà tutto ciò? Praticamente c'è questo sito che, come potete vedere, in una colonna c'è scritto esempio da 1 a 10 e nell'altra squadra da 1 a 10. Il sistema, qui adesso già c'è un esempio, calcolato, non fa altro che accoppiare la prima colonna con la seconda in maniera random. Io farò questa cosa prima per i gironi con i bussolotti e successivamente con le squadre con i bussolotti. Adesso vi faccio vedere come funziona, cancellando un attimo quello che c'è scritto qua. Ecco, praticamente premendo semplicemente questo tasto. Ecco qui, il sistema li ha collegati. Adesso vi farò vedere, prima di tutto, l'accoppiamento dei singoli, dei gironi all'interno dei bussolotti e poi ci rivediamo tra qualche minuto, che è il tempo di inserire i gironi nei bussolotti, per poi, accoppiare sempre questi benedetti bussolotti alle squadre che verranno estratte. Un attimo solo. Ok, ragazzi, siamo pronti. Come potete vedere, nella prima colonna c'è scritto per 5 volte girone 1 e girone 2. Alla seconda colonna ci sono i bussolotti numerati da 1 a 10. Io non farò altro che inserire questi fogliettini all'interno dei bussolotti. Intanto, però, dobbiamo procedere con l'estrazione. Ok, vediamo cosa è uscito fuori. Ecco qui, ve lo faccio vedere. Adesso datemi 2 minuti di tempo in modo che io possa inserire questi fogliettini nei loro bussolotti e dopo procederemo con l'estrazione delle squadre. Allora, ragazzi, bentornati. Allora, come vedete, adesso non dobbiamo fare altro che accoppiare le squadre che nella prima colonna sono state scritte nell'ordine in cui sono posizionate in classifica. Quindi dal primo posto all'ultimo, da Drangheden a Falco Inzaghi, e nella seconda colonna invece ci sono i bussolotti, dove precedentemente abbiamo provveduto ad abbinare i singoli gironi. Adesso provvederemo a fare anche qui il sorteggio. Ok, sperando che sia andato tutto bene. Ecco qui. Quindi, in base a quello che c'è scritto qui, io adesso svelerò come sono formati i singoli gironi. Ci rivediamo tra un po', visto che
devo aprire Bussolotti, anche se potete vederlo anche da voi vedendo il video in precedenza. Ragazzi, vi ringrazio, buona serata, spero che questo fantacalcio vi stia piacendo, a me un po' meno visto che sto avendo una sfiga esagerata, però detto questo vi auguro un buon fantacalcio a tutti, che si rompano tutti i vostri giocatori così vinco io. Grazie, ciao ragazzi e buona serata.